L'inflazione a gennaio è leggermente aumentata in Italia, anche se nel nostro paese i prezzi, naturalmente secondo i dati ISTAT, da noi sono cresciuti molto di meno rispetto agli altri paesi eh, aderenti all'euro. Questi i dati in Italia a gennaio i prezzi sono saliti dello 0,3% su base mensile e dello 0,8% su base annua. Naturalmente stiamo parlando della variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività all'ordo dei tabacchi. È bene però chiarire... Che il cosiddetto carrello della spesa, ossia i prezzi dei beni alimentari, quelli per la cura della casa e quelli per la cura della persona, insomma, hanno avuto una variazione molto maggiore. Sono saliti del 5,4%. Quindi occorre ricordare che il tasso di inflazione, così contenuto, insomma è dovuto quasi esclusivamente al ribasso dell'energia. Fin qui diciamo gli ultimi dati. Ma da quando è partita l'inflazione, quali sono stati eh, i riflessi sulle famiglie italiane? Quasi tutti i giornali titolano in questo modo. Inflazione in due anni, spesa famiglie aumentata di 4.000 euro. Allora, i calcoli, come spesso accade, sono stati effettuati dalla CGA di Mestre. Allora, la spesa media annuale delle famiglie italiane nel 2021 ammontava a 21.873 euro. Nel 2023 è arrivata a 25.913 euro, quindi il 18,5% in più. A decretare questo aumento, ecco, soprattutto le bollette di luce e gas e i prodotti alimentari, in particolare olio di oliva, eh, zucchero, riso, eh, latte, burro. Comunque, come mai? Eh, quindi l'inflazione ufficiale è risultata più contenuta, semplicemente perché i prezzi di alcuni beni, soprattutto di prodotti tecnologici, in questo lasso di tempo, cioè negli ultimi due anni, sono diminuiti. Ad esempio televisori meno 28,6% e cellulari meno 12%. Per questo si ripete spesso che siano state penalizzate maggiormente le famiglie a basso reddito, perché ad aumentare maggiormente sono stati i prezzi dei beni diciamo, di largo consumo. Comunque, possiamo senza dubbio dire che in questi ultimi due anni il potere di acquisto delle famiglie italiane si sia notevolmente ridotto, come non accadeva da decenni. Dovendo poi cercare di risparmiare sulla spesa, le famiglie italiane hanno ridotto la qualità dei beni acquistati, quindi la grande distribuzione ha comunque mantenuto quasi invariati i margini di guadagno, mentre ad essere penalizzate sono state soprattutto le botteghe artigiane e quelle di quartiere. E come viene raccontato tutto ciò che è accaduto dalla stampa mainstream? Beh, si parte dalla solita affermazione tritta e ritritta. L'inflazione è la tassa occulta più iniqua che ci sia. Allora, questa frase a mio avviso contiene delle inesattezze. E allora, insomma, sezioniamola, cominciando dall'inizio. L'inflazione è una tassa. Guardate che le tasse normalmente eh, sono deliberate dal governo in carica. Ma in questo caso non è così. L'inflazione non è una tassa. È invece sempre la conseguenza di una scellerata politica monetaria e la politica monetaria è in capo alla banca centrale, nel nostro caso la BCE. L'inflazione che abbiamo avuto e che continuiamo a subire non è altro che la conseguenza della politica monetaria scriteriata principalmente attuata dalla BCE anni fa durante la presidenza Draghi. Ma proseguiamo con quella definizione. Una tassa occulta eh, è occulta <ride> mica tanto. A parte che, ripeto, non è una tassa, ma non è neanche occulta visto che i cittadini eh beh, se ne rendono conto e come. E poi la più iniqua che ci sia, perché appunto colpirebbe principalmente le classi meno abienti, oltre naturalmente che i risparmi. Ebbene che colpisca le classi meno abbienti, lo abbiamo già detto, riferendoci alla spesa dei prodotti di largo consumo, ma l'inflazione colpisce anche totalmente coloro che detengono risparmi liquidi. Ricordiamo infatti che la definizione più corretta di inflazione è riduzione del potere di acquisto della moneta, quindi colpisce un po' tutto. Tuttavia, se la banca centrale opera in maniera sconsiderata, emettendo quella che normalmente viene definita moneta vuota, eh beh, la, la, la conseguente inflazione non, non, non si può evitare, è assolutamente inevitabile. Oggi c'è chi fa dei calcoli per determinare quanto l'inflazione abbia ridotto la ricchezza media degli italiani. E si stima che negli ultimi due anni la ricchezza media degli italiani sia, si sia ridotta dell'1,7%. Ma attenti, 1,7% in termini nominali. Allora. In termini nominali cosa significa? Significa che si fa la differenza fra la ricchezza in valore assoluto ad oggi diciamo, e quella di due anni fa. Due anni fa era 10.601 miliardi e quella di oggi... 10.421 miliardi, quindi differenza meno 1,7%. Ma questo è il solito giochetto sporco della disinformazione mainstream, perché agli italiani non interessa la differenza in termini nominali, perché in questi ultimi due anni Abbiamo assistito, lo abbiamo appena detto, ad una riduzione del valore della moneta. Quindi con la stessa quantità di, di denaro noi acquistiamo meno prodotti. Quindi non ci importa della riduzione della ricchezza in termini nominali, ma quello che interessa è in termini reali. Ed in termini reali, in questi due anni la ricchezza degli italiani è diminuita del 12,5%. Questo è il dato che deve essere diffuso. Se poi vogliamo fare gli statistici, sarebbe bene dire che la ricchezza netta degli italiani è diminuita anche in rapporto al reddito disponibile. Ci deve stupire questo dato? Assolutamente no, perché purtroppo, lo sappiamo tutti, che in questi ultimi due anni, nonostante l'inflazione, gli stipendi in Italia non sono aumentati di molto, anzi, in maniera proprio frazionale. Ma ripeto, tutto ciò non può stupire perché se si emette moneta, senza contemporaneamente avere produzione lavorativa. Ricordate gli anni della pseudo pandemia? È chiaro che si crea una ricchezza che nella realtà non esiste. Ricordate quando vi dicevano che negli anni appunto della pseudo pandemia erano aumentati i saldi dei conti correnti degli italiani, gli italiani si sono arricchiti. Eccola! Ecco qua dov'è che si sono arricchiti. Quella non era vera ricchezza, la ricchezza viene prodotta solo dal lavoro. E non essendo vera ricchezza, l'inflazione non è altro che l'inevitabile conseguenza. In pratica l'inflazione si riprende ciò che è stato artificialmente dato negli anni precedenti. Un'ultima cosa, ovviamente sto parlando in termini macroeconomici, ossia in termini economici, ma nel loro complesso, ma è chiaro che all'interno della popolazione eh, c'è chi è riuscito a difendere maggiormente il proprio potere d'acquisto e chi invece eh, vabbè, ha subito maggiori conseguenze.